Benvenuti da Fabio Garessa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. La partita è iniziata. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Dico James Rodriguez, è un trequartista che si sta adattando e bene a fare anche l'esterno di centrocampo. Riesce a fare tutte e due le fasi con la stessa efficacia. Soprattutto è in grado di inventare giocate che spesso si rivelano decisive. Sì, anch'io credo che sarà un giocatore fondamentale in questa gara. La butta in mezzo. Prova la giocata nello spazio. Modric. Rodriguez, Modric cerca la profondità. Cercano spazio allargando il gioco. Sergio Ramos allarga il gioco a destra. Bale vuole la profondità, ha la possibilità di andare verso la porta. Lungo passaggio in avanti. Modric. Allarga il gioco sulle fasce. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Modric. C'è la palla lunga in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Prova il filtrante. Passaggio in avanti. Prova a verticalizzare. Benzema. Provano a partire in velocità. Si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. L'arbitro va a dirgli due parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Sergio Ramos. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato
sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. Bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi, nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. L'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Il Corinthians è in vantaggio di misura, 1-0 punteggio. Ha provato un'azione individuale senza successo però. Giocata nello spazio, prova la verticalizzazione, si libera la grande, palla allontanata senza troppi complimenti. Bale cerca un'azione veloce, poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. È scattato con un tempismo perfetto. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Pepe, di forza. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Palla in profondità sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Ecco che parte il cross. Il cross troppo lungo per tutti. Daniel Carvajal prova il cambio di gioco. Marcelo riceve un buon cambio di gioco. Decide di sfruttare la fascia. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Prova un traversone dalla tre quarti. Palla che torna nella zona del portiere. Vuole la profondità. E si sono conquistati un calcio d'angolo. Ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Selke colpisce di testa. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Qui può partire il contropiede.
Bale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Occhio al tiro. Ottima giocata di Ronaldo. Parità. E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Ecco cosa succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare molto, molto meglio. Toni Kroos cerca di pescare il compagno là davanti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Spazio. Se ne va. Occasione. Colpisce il pallone. Occasione sprecata. Sono andati vicini al gol.
soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Come è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi, un talento puro. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Vuole la profondità. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. E l'arbitro aggiunge un ulteriore recupero. Toni Kroos effettua il lancio sulla fascia. Si libera la grande. Cristiano Ronaldo. Attenzione, palla in rete. Sono di nuovo in vantaggio. E indovinate un po' chi ha segnato. Contropiede devastante. Il Real sa come sfruttare la velocità dei suoi giocatori. Anche quando insiste nel possesso palla, è sempre per preparare queste azioni in profondità. Perso questa partita, dopo essere stati in vantaggio peraltro. Non sono riusciti a gestire la situazione come avrebbero dovuto. Oggi hanno offerto una prova decisamente opaca. Il fattore campo gli si è ritorto contro, si sono innervositi per lo svantaggio e il clima che si era creato sugli spalti e non hanno saputo recuperare.